stagione dell'Araba Felice entra nel vivo con gli appuntamenti del periodo natalizio. Ah, certo, ovviamente il nostro motto rimane sempre quello di quest'anno, cioè dell'amor suona la musica. Abbiamo 4 concerti in pochi giorni, sono totalmente diversi ovviamente. Intanto possiamo dire di aver iniziato veramente molto molto bene, siamo estremamente felici dei primi 4 appuntamenti. Questi che verranno di seguito il 10 e 11 di dicembre e poi 17 e 18 dicembre sono 2 appuntamenti secondo noi veramente divertenti, perché il primo è quello che faremo il 10 a Guardea e poi replicato a Terni l'11 di dicembre al Gazzoli, vedrà ospite il trio Rospigliosi, che praticamente è composto da Lapo Vannucci alla chitarra, Luca Torreggiani al pianoforte e Rieko Kuma al flauto. Faranno un programma particolarmente divertente perché si chiama Dall'opera alla danza, quindi ovviamente trascrizioni di musiche d'opera tipo Toulou o Rossini, Puccini, fino ad arrivare a opere scritte da compositori ovviamente famosi ma appunto dedicate alle danze, tipo le danze di Granados oppure le famose danze rumene di Béla Bartók, che nella formazione varia tra pianoforte e chitarra oppure pianoforte, flauto e chitarra, che si alterneranno sul palcoscenico. Secondo noi sarà estremamente vario e divertente per il pubblico. Mentre il 17 e 18 dicembre la coppia marito e moglie Elvira Foti e Roberto Metro, che già sono venuti da noi a suonare altre volte, si sono inventati un programma secondo noi veramente unico, perché si chiama Bene Bravi Bis, ovvero in programma e fuori programma. Capita tante volte che dopo un concerto si chiede un bis, arriva il musicista e decide un bis così a caso. Allora, loro che hanno fatto? Hanno raccolto quelli che sono stati i bis più richiesti durante i loro migliaia di concerti che hanno fatto in tutta Europa e li hanno racchiusi in un concerto. Quindi ci saranno, non so, tanti valzer di Strauss, tra cui il Bel Danubio Blu, poi la Marcia Tedesca o il Trask Polka, oppure ci sarà, che ne so, il Cancan, oppure ci sarà la Tarantella napoletana. Quindi sarà certamente un programma divertente, questo il 17 a Guardea e poi il 18 a Terni di dicembre ovviamente, che ovviamente avrà un po' il sapore e anche le sonorità dedicate, no, al Natale, questo insieme di musiche che raggruppate secondo noi ci auguriamo diano gioia.